Presidente Marrone, il ciclismo non si ferma mai, adesso c'è la Coppa Italia di ciclocross a livello giovanile, siamo alla vigilia di questo appuntamento importante, dove si farà e soprattutto l'Abruzzo con quali obiettivi parte? Beh, andiamo sull'Appennino modenese a Fanano, dove tra l'altro i nostri ragazzi troveranno anche delle temperature appunto da Appennino. È una rappresentativa che torna a partecipare, anche perché la scorsa stagione non si è fatta, 2 anni fa non abbiamo partecipato, però quest'anno abbiamo una buona squadra, abbiamo diversi ragazzi che fanno attività ciclocross, fanno l'Adriatico Cross Tour, fanno il Giro d'Italia ciclocross, quindi sono ragazzi ben rodati che sono anche in buona posizione nei ranking nazionali. Andiamo per ben figurare, non per vincere, anche se noi questa Coppa Italia in diverse occasioni siamo saliti sul podio, però andiamo per questa volta per partecipare, quello che viene bene. Appuntamenti più imminenti? Adesso il 24 dicembre avremo il campionato regionale nonché prova top class a Sant'Egidio della Vibrata, quindi l'attività c'è, poi c'è l'Adriatico Cross Tour che sono gare anche nelle Marche in Umbria, l'attività c'è, non ci lamentiamo e già stiamo mettendo le basi per il 2022, sperando che sia l'anno in cui usciamo da questa problematica.